con la pace di Gesù e Maria. Sempre sia. Siamo qui dinanzi all'altare dell'Addolorata a celebrare la memoria appunto di Maria Santissima Addolorata, che la Chiesa colloca in questo giorno subito dopo la festa dell'esaltazione della Santa Croce, ricordando, come abbiamo appena ascoltato nel Vangelo, che sotto la croce c'era la madre di Gesù ad offrire un unico sacrificio per la salvezza del mondo, unitamente a quello del figlio. Noi sappiamo che il figlio subì una morte cruenta, la sua passione fu una passione perfetta, quindi sofferta sia nell'intimo del cuore, a partire dalla passione spirituale del Getsemani, e poi con la violenza anche fisica della passione, della crocifissione, della morte in croce. La Madonna partecipò soltanto interiormente, quindi visse la passione spirituale nel cuore, e anche il fatto di essere presente a questa terrificante scena del Golgota. Sapete che per questo la Madonna è chiamata la regina dei martiri, e dicono i maestri di spirito, perché pur non avendo sparso materialmente il sangue, lei il sangue non lo ha versato sotto la croce, ha però spremuto fino al midollo tutto quanto il sangue del cuore, e tutti sono concordi, i commentatori, nel dire e nel ricordarci che il dolore offerto dalla Madonna non è assolutamente, eccettuato quello di Gesù Cristo, paragonabile a quello di nessuno altro santo o martire che ci fosse, e nemmeno ai dolori di tutti quanti i martiri e santi messi insieme. Noi non possiamo assolutamente perfettamente penetrare in questo mistero, no? E perché soffrì la Madonna? La Madonna ha sofferto per noi. Noi sappiamo che c'è un passo del libro dell'Apocalisse che diceva queste testuali parole, che gli eretici travisano bestemmiando la virginità perpetua di Maria. Nel capitolo 12 dell'Apocalisse, quando San Giovanni ha la visione della Madonna, ci vede questa donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo la corona di 12 stelle, che era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto. Le testuali parole. Ma a che cosa si riferiscono queste parole? Sappiamo che la Madonna non ha né gridato né ha avuto nessun travaglio del parto naturale di Gesù, perché Gesù è nato virginalmente, senza dolori, anzi è stato un'estasi, un gaudio. E allora questa visione a cosa si riferisce? I maestri di spirito dicono che la Madonna ha, capite bene, attenzione a quello che dico, ha due figli. Uno è Gesù, e Gesù è nato divinamente. Ma l'altro è San Giovanni, che ha dato Gesù della croce: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Non è un caso che Gesù abbia affidato quest'altro figlio, cioè un essere umano come noi, per quanto santo, San Giovanni, quando lui stava soffrendo e quando la Madonna stava al vertice dei suoi dolori. Quindi non ha sofferto le doglie e i travagli del parto per partorire di Gesù, ma ha sofferto le donne e i travagli del parto, dicono, per partorire alla fede noi, cioè per fare di noi figli di Dio, cooperando con Gesù, come insegna la Chiesa, alla nostra redenzione. Noi questo non possiamo non ricordarlo, dobbiamo ricordarlo. Adesso io leggerò con voi, e la lettrice ha letto prima la sequenza di oggi, che è lo Stabat Mater, un capolavoro scritto da, penso che sappiate, da Jacopone e da Todi, alcuni versetti di questo canto. Noi li recitiamo durante la Via Crucis, che è bellissimo questo cantico, ma dobbiamo sempre ricordare, anche quando celebriamo la Santa Messa, no? Sapete che avete visto quando il calice mette, quando il sacerdote mette nel calice quella goccia di acqua unendola al vino, no? Allora, è una pratica molto molto devota, ecco, ricordare che insieme al sangue di Gesù, quel vino diventerà sangue di Cristo, c'è l'acqua, cioè le lacrime della Madonna. Noi siamo stati redenti dal sangue di Gesù e dalle lacrime della Madonna. Perché, dicono i maestri, di spirito e il magistero della Chiesa, bastava una goccia di sangue di Cristo per redimere tutta l'umanità. Quindi, come dire, la Madonna non sarebbe di per sé, capite bene, indispensabile alla nostra redenzione. Perché Gesù Cristo è il figlio di Dio incarnato, basterebbe e avanzerebbe. Solo che cosa è successo? Che Dio, quando ha decretato la nostra redenzione, ha voluto che questo atto fosse un atto perfetto e completo. Però che cosa è successo? Com'è venuta la rovina dell'uomo? Con tutti
rispetto per voi, eh? La donna ha dato retta al serpente e si è tirata dietro l'uomo, quindi il peccato l'hanno connesso in due. È partito dalla donna, la donna ha tirato dentro l'uomo che è il capostipite della razza umana, e peccando Adamo ha rovinato tutti quanti. Allora, come doveva venire la redenzione? Facendo il contrario. Quindi non comincia la donna, ma comincia l'uomo, chi è il soggetto principale della redenzione, è Gesù. Ma associa a sé anche la donna, perché era giusto che come un uomo e una donna, come capostipiti dell'umanità, avevano rovinato l'umanità, così un uomo con la U maiuscola, che è il figlio di Dio fatto uomo, e una donna con la D maiuscola, che era perfetta, concorressero alla loro redenzione. Eppure essendo entrambi innocenti, quindi loro non dovevano soffrire, perché la sofferenza è una conseguenza del peccato. Ma l'hanno assunta per liberare noi, non soltanto dalle conseguenze del peccato, che sono le sofferenze, ma dal peccato stesso che ne è la causa. Allora ogni tanto dobbiamo riprendere con la nostra preghiera devota queste splendide parole che adesso riascoltiamo e rivolgiamo, facendo le nostre, a Maria Santissima, perché questa festa è una festa in cui più che predicare bisogna contemplare e ringraziare e anche consolare il cuore di Maria. Siamo stati affatti, alcuni di noi, da una donna raccomandato, ha cercato, ecco, consolatori del suo cuore addolorato e immacolato. Rileggo alcuni passaggi. Addolorata in pianto, la madre sta presso la croce da cui pende il figlio. Era immersa in angoscia mortale. E già era l'intimo del cuore, lo vediamo lì rappresentato, trafitto da una spada. Vi ricordate la profezia di Simeone? Anche a te una spada trafiggerà l'anima, no? Ecco, la spada ha proprio, come dire, se avesse proprio infilata nel cuore di Maria, come immaginare come i chiodi trapassarono le carni di Gesù, così la spada entrava nel cuore, proprio l'ultimo affondo è stato il colpo di lancia. Stamattina c'era uno splendido passo di San Bernardo, uno figlio della lettura, che diceva, quando gli hanno dato il colpo di lancia a Gesù, dice, a te Gesù non ti ha fatto niente, perché Gesù era morto quando gli hanno il colpo di lancia, quindi a lui non gli ha fatto, aveva già ricevuto abbastanza, quindi. A lui no, ma a te sì. Perché quando la Madonna ha visto anche quel petto squarciato e ha visto proprio, l'ha visto con gli occhi il cuore di Gesù attraverso quella ferita, ha sentito un tale dolore lancinante che nessuna mente umana che non sia totalmente illuminata da Dio può comprendere, no? Piange la madre pietosa contemplando le piaghe del divino suo figlio. Chi può trattenersi dal pianto davanti alla madre di Cristo in tanto tormento? Per noi ella vede morire il dolce suo figlio solo nell'ultima ora. Poi, avete visto la canzoncina della Via Cruce? Sono santa madre, devo, infatti, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. È un pezzo dello Stabat Mater. In latino è Sancta Madre di Studagas, Crucifixi Fige Plagas, cor di mio valide. In italiano è Ti prego, Madre Santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. E con te lascio che io pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita, e starti sempre vicino piangendo sotto la croce questo desiderio. Ma sapete che io tante volte ho detto, me lo sentirete dire, i figli di Dio non sono piagnoni, assolutamente. I figli di Dio stanno sempre nella gioia e stanno sempre allegri, come amavano ripetere alcuni santi, tra cui il grande Don Bosco. Però ogni tanto piangono, ma piangono solo per buoni motivi, piangono per i propri peccati. A volte piangono di compassione con Gesù e Maria, perché anche adesso la Madonna piange spesso e volentieri, ma su cosa piange? Sui peccati dell'umanità. E terzo pianto santo, piangono i dolori di Gesù e di Maria. Questa è una cosa molto molto gradita, no? Che noi ci ricordiamo di loro e che ci piangiamo di commozione, di compassione, di gratitudine anche per il molto che hanno sofferto per noi, no? Molto bella anche questa espressione, andiamo verso la conclusione. Ferisci il mio cuore, bellissimo, con le sue ferite, stringimi alla sua croce, inebriami nel suo pianto. Ecco, concludiamo dicendo a Maria Santissima, quando la morte è a Gesù, o Cristo, nell'ora del mio passaggio, fa che per mano a tua madre io giunga alla meta gloriosa. Noi ogni volta che diciamo Ave Maria, diciamo prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte. La Madonna ci accompagna nel transito, e quando la morte dissolverà il mio corpo, aprimi Signore le porte del cielo, accoglimi nel tuo regno di gloria. Ringraziamo la dolorata e proponiamo in questa santa messa di non dare mai dolori alla Madonna, possiamo dargliela ancora
da salvare un peccato grave per rinnovare tutti i dolori di Maria oltre per quelli di Gesù, perché possiamo avere la grazia di essere custodi e consolatori del suo addolorato e immacolato cuore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, 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 sì.